Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda. Una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di Fabbri Ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili. Servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933 E la benzina ogni giorno costa sempre di più E la lira cede e precipita giù Svalotation Svalotation Cambiano i governi, niente cambia nessuno c'è nello Stato dove i soldi vanno giù, svalotation. Gentili telespettatori di Prima, Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia da oggi una nuova paginetta compare all'inizio delle mie trasmissioni. La legge non è uguale per tutti. Credetemi, sapete che c'è quella famosa scritta nelle aule del tribunale. La legge è uguale per tutti. Io scriverei dovrebbe essere uguale per tutti, ma non lo è. Ci sono i furbi, i ladroni, i raccomandati, gli scapestrati, i delinquenti a tutti i livelli che spesso la fanno franca per la protezione che hanno in alto. Ecco perché sono quanto mai convinto, con il massimo rispetto che io possa e debba portare ai magistrati attenzione che la legge non è uguale per tutti. Il mio sogno, sapete qual è? Che tutti i magistrati fossero dello stesso spessore, onestà cristallina del dottor Giovanni Falcone e del dottor Paolo Borsellino. Da anni li vedete comparire nelle mie trasmissioni. Sono i miei punti di riferimento i due valorosi, coraggiosi magistrati siciliani, ammazzati barbaramente dalla mafia e da qualche colletto bianco. Capisci a ah, me? Se ci fosse la macchina della verità anche in Italia. La utilizzerei in Parlamento, nei due rami, Camera e Senato, la macchina della verità per sapere come sono andate effettivamente le cose in varie epoche della nostra Repubblica, ma tante do la mia... Copertina a quattro personaggi, i quattro dell'Ave Maria, una volta tanti anni fa, c'era un famoso coro musicale. I più attempati ricorderanno il quartetto cetra che ci ha fatto sognare io ero piccolino bambino, ma i miei genitori. Amavano il quartetto Cetra. Fai vedere solo per rispolverare la memoria, Regia, un flash sul quartetto Cetra oggi. Io voglio parlare dei piagnoni, i quattro del muro del pianto. Sì, è proprio il caso che io parli dei piagnoni, i quattro del muro del pianto, alla luce degli ultimissimi avvenimenti, per andare indietro di qualche mese, Chiara Ferragni, l'ultima che si è aggiunta, si è aggregata al quartetto. Dei piagnoni, io se fossi Chiara Ferragni, oltre a vergognarmi per quello che ha fatto, non uscirei di casa per un paio d'anni per la vergogna. Ma io non sono Chiara Ferragni. Pregherei la regia di mostrare questo piccolo contributo, io ci parlo sopra. In senso orario, da sinistra verso destra, il furbastro Abubacar Sumaoro, quello che ha trovato la pacchia, l'America, l'Eldorado in Italia, vero signor Sumaoro? Quello con gli stivaloni sporchi prima di andare in Parlamento. Poi una senatrice. Teresa Bellanova, fedelissima di Matteo Renzi. A scendere troviamo Elsa Fornero, ve la ricordate, quella che piangeva. E poi Chiara Ferragni. Ecco perché ho voluto parlare dei, dei quattro del muro del pianto. Ce ne sono tanti altri, eh, perché in Italia... Quando sbagli, quando sai di aver commesso una grave irregolarità, ti aggrappi agli altarini, ti metti a piangere, cercando di perforare il cuore degli italiani, catturando i loro sentimenti. Ma a me non la contate più. Nella vostra maniera subdola, Chiara Ferragni, Suma Oro, Bella Nova, Elsa Fornero, mi farei un esame di coscienza. Adesso, con il massimo rispetto, perdonatemi, devo dire qualcosa a Papa Francesco. Sua Santità, io sono un credente cristiano cattolico. Lei mi creda, Sommo Pontefice, lei meriterebbe uno dei miei cartellini. Ma i miei collaboratori mi hanno convinto a richiamarla solo all'ordine. Il mio vuole essere semplicemente un richiamo verbale, senza estrarre cartellini gialli, ammonizione, rossi, a espulsione. Lei è il successore di Cristo, però la prego, sua santità, la invito a essere un po' più prudente. Lei mi deve spiegare e convincere del perché ha dato tanto spazio al signor Luca Casarini, ne ha preso le parti, lo ha addirittura invitato al Sinodo. Io non ho parole. Secondo me, Sua Santità, ci sarebbero altri personaggi, altre eccellenze italiane, imprenditori, medici. Artigiani, casalinghe, nonni, nonne cui lei dovrebbe dare attenzione perché qualcuno diceva cui protest. Scusate se ogni tanto anch'io ci metto del mio. Cui protest a vantaggio di chi questo avvicinamento? Quali sono i reali motivi che si nascondono? dietro questa scellerata, inopportuna, ingiustificata sua scelta. Lo so che lei è un gesuita, però ci sono anche dei limiti alla decenza umana. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di soccorrermi documentalmente come è mia abitudine. Papa Francesco fa quadrato attorno a Luca Casarini. Elogio della ONG Mediterranea e ha detto il Papa "salvano le vite in mare di tanti poveretti e ancora fanno un bel lavoro", ha detto Papa Francesco parlando del gruppo di Luca Casarini. E in questa maniera si inchina a Casarini l'elogio alla ONG, sua santità, ma ci sono tante cose dietro la storia di Luca Casarini. Glielo rammento solo per eventuale opportuna sua conoscenza. Non è un santo Luca Casarini. Lei lo sta riabilitando, io no, io non dimentico, mi fermo una manciata di secondi per i nostri suggerimenti commerciali e dopo, in maniera inedita, del tutto eccezionale, vi presento il nuovo presepe a beneficio dei sinistri, degli anticattolici, soprattutto degli islamici. Vi presento il nuovo presepe a ah, fra qualche secondo. Quest'anno il nostro dono è più di un semplice regalo sotto l'albero. È un viaggio verso un mondo migliore. Un percorso emozionante che ha visto la nostra famiglia crescere a ogni tappa. Ora c'è un passeggero speciale a cui vorremmo dire grazie per aver condiviso con noi un anno di momenti preziosi. E quel passeggero sei tu. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repack, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repack garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repack, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattici. abbiamo la risposta su misura per te. Repack è a Campo d'Arsego, Padova www.repac.it Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordatevi sempre il canale giusto per seguire le mie trasmissioni: canale 170-170 del digitale terrestre. Per seguire. Questa rubrichetta molto leggera, sempre di buona compagnia, l'opinione di Enzo Spatalino, che tocca argomenti importanti, vitali, di cui spesso non si sente parlare in giro, per quieto vivere, per paura, per vigliaccheria, per mancanza di coraggio. Va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in prima battuta alle 20.30 e in replica alle 6 del mattino successivo. Poi ho un'altra rubrica un po' più sostanziosa, se non altro per il tempo, La Voce d'Italia, sempre dal lunedì al venerdì, per il momento dalle 18.30 alle 19.45, ma in rigorosa diretta con ospiti in studio con la possibilità del pubblico di intervenire. Se non trovate subito il canale, per favore, effettuate la risintonizzazione dei canali. Per comunicare con me, scrivetemi sul profilo Facebook e non sulla pagina e poi vi invito ad iscrivervi ai miei canali, soprattutto YouTube. Aumentiamo giorno dopo giorno e Telegram, Spatalino TV. Adesso vi presento il nuovo presepe laico. Così faccio contenti i miei denigratori, fra i quali annovero gli islamici, sono contenti i compagnucci di sinistra. Gli anticattolici, i qua, 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 i vigliacchi, i venduti, i ladroni, quelli che non amano il mio paese, che si devono vergognare. Con l'aiuto di Giovanni Stoppa, dai, questo presepe che secondo me non ha alcun valore. Dai, eccolo qua, una mezza catapecchia e ci leggo sopra. Auguri con il nuovo presepe più inclusivo e laico. Non contiene animali per evitare accuse di maltrattamenti. Non contiene Maria perché propone l'immagine di una donna prona al patriarcato. Quella del falegname Giuseppe non c'è perché il sindacato non ne autorizza l'uso. Gesù bambino è stato rimosso perché non ha ancora scelto il suo sesso, se sarà maschio, femmina o qualcos'altro. Non contiene più immagini perché potrebbero essere migranti e uno di loro è nero, discriminazione razziale, xenofoba. Non contiene una stella cometa per ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento luminoso. Inoltre non contiene più un angelo per non offendere gli atei, i musulmani e le altre credenze religiose. Infine abbiamo eliminato la paglia a causa del rischio di incendio perché non conforme alla norma europea 69-2023. È rimasta solo la capanna realizzata in legno riciclato proveniente da foreste conformi agli standard ambientali ISO. Alte esattamente 2,70 m il minimo per ottenere l'abitabilità. Io la metto sul ridere. Ma noi faremo una brutta fine. Ci stanno vietando di usare i nostri sacri simboli religiosi. E questo per colpa innanzitutto di tanti islamici e di quel maledetto pensiero dominante del politicamente corretto. Tanto caro, ai sinistri, vergognatevi, state rovinando il mio paese, appicconate. E valga il vero, grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie. Per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.